No! Attenzione! Forte nel contropiede! Voglio ancora partire una volta in contropiede! Sì! Sì! Sta per iniziare una delle partite più importanti del campionato Serie A Team Milan vs Juventus. Il Milan non vuole perdere per rimanere incollato alla seconda posizione in classifica, ma anche la Juventus ha bisogno dei tre punti per risalire e agganciare le primatiste. Non era terzo il Milan? C'era l'Inter, il Napoli e poi il Milan. Il Milan è al terzo posto, pari merito con il Napoli. Se sbagliamo l'ordine della classifica, fatecelo sapere. Prima di iniziare questa partita, che avrà una caratteristica incredibile. Vabbè, si nota già. Si nota già dalla formazione. L'Inter, comandato da Christian. Inter. Sono il Milan. Il Milan, comandato da Christian. Ciao. Vede in attacco i due difensori, Romagnoli e Tomori. E in difesa, Ibrahimovic e Giroud. Mentre la Juventus mette per la prima volta nella sua storia calcistica in attacco Bonucci e Chiellini. E i due attaccanti dietro in difesa, Dybala e Morata. Un duello pazzo! Ma prima di iniziare salutiamo tre di voi che hanno risposto esattamente alla domanda del video precedente, dove aveva giocato Cricri prima di ritornare nell'Inter in carriera allenatore. Lui giocava nello Young Boys. Chi ha indovinato, Cri? Raven King, Damiano Felletta e Lorenzo Cucù. Ciao! Perfetto, la nuova domanda per ricevere il saluto da Cricri è questa. Ibrahimovic in quale squadra nazionale gioca? Nazionale, il prefisso nazionale! Aspetta, cosa significa? Mondiale, quindi tipo Italia, Spagna, Francia, Germania. Sarà una gara davvero tutta da seguire, Lene. Ci aspetta un match pazzo con i difensori in attacco e gli attaccanti in difesa. Ecco la squadra della Juventus schierata con il suo inno. Qual è l'inno? L'inno della Juventus, come fa? Non lo sa. Se desta, quella lì. Dice se desta, quella lì. Quello lì è l'inno italiano. Ah. Ed ecco il Milan! Uè, Peppe! Siamo noi! Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. Abbiamo Hernandez, Giroud, Ibrahimovic, Calabria, Leaugo, Messias, Kessi e Tonali, e Romagnoli e Tomori. Milan che è dovuto ripartire praticamente da zero dopo l'addio di Berlusconi, i risultati non sono stati dei migliori in una lunga fase di transizione. Perché l'allenatore è Berlusconi? Ok, vi ricordo che io sono la Juventus e Christian è il Milan. Inizio con Chiellini. No, questo è Bonucci, ragazzi. Bonucci che passa a Chiellini. Due attaccanti per questo match. Abbiamo Kulusevski sulla destra, cross al mezzo, direttamente fuori. Io, se fa gol, ho un trucchettino molto trucchettoso. Ve lo svelo. Faccio riavvolgere l'azione. Ok. Io non ho sentito niente. Eh beh, tra un po'. Com'è questo trucco? Un trucco forse un po' da barone, ma non lo so. Locatelli a centrocampo. Passa Chiellini, che come attaccante fa abbastanza pena, schifo diciamolo, è più bravo come difensore. La spinta rossonera lungo la fascia. Invece i miei attaccanti sono bravissimi. Non riesco alla spazzata, non ci credo. Ancora Locatelli. Vai, prendete la palla. Per Kulusevski. Questa volta non passi, questa volta non passi. Palla in palo laterale. Kulusevski. Rimette in campo. No, questa volta. Kulusevski. No, infortunato! Abbiamo Chiellini infortunato. Dove sono i miei difensori? Dybala che sta cercando di difendere, non è capace. Almeno io ho fatto un tiro. Tu neanche uno. Bam! Ma Romagnoli è il tuo attaccante per questa partita. Sì. Attaccate! Finta di Kulusevski. Altra finta di Kulusevski. Occhio al suo movimento.
la finta di Kulusevski, rimane in campo Bernardeschi, tira fuori cielo. Su, forza, ripartiamo Milan, ripartiamo, 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 ripartiamo da zero. No, sbaglia, ripartiamo. Dybala con i suoi trucchetti. Ah, gambetto Dybala! È rosso! No, ti prego! Giallo almeno! Arriva il giallo! Ecco che niente! Tomori, vai avanti! Bravi! Ripartiamo da zero! Ripartiamo da zero! No, Chiellini è infortunato! Non posso cambiarlo, o posso? Vai, filtrante! Filtrante! Rabiot, a giro! Gol! Che si fa già? Ah sì, mi ricordo. Giro devi fare R1 cerchio contemporaneamente. Prima R1 e poi subito dopo cerchio. Fa giro. Mamma mia che testata la bandierina che ha dato. No, no, mi sono dimenticato! Che cosa hai dimenticato? Di fare il trucchettino. Filtrante fermato da Cruyff. No! Romagnoli! Finta! Annullato! Annullato! Eri fuori gioco per un centimetro! Ma dai! Ma non c'è senso! Ma dai! Locatelli viene fermato da Kessi. Ah, questo è fallo! Fallo brutto! Giallo! Vai, a scendere, a giro. Ibrahimovic sul vista. Pallone. Maledetto. Ok. Oh! Il gol era fuori. È fuori, fuori. Guarda. Terminando sul fondo. Alta, troppo alta. Stavo facendo la maledetta, mi so, per fare la maledetta devi fare su, giù, no, giù, su, giù, ma io ho fatto solo giù, su, e quindi certo che mi ha fatto e mi ha sbagliato quello. Vai che Chiellini! Apre profondo per il compagno. E parte il tu, è palla tua. Guarda che corner, faccio corner corto, passaggio indietro, avanzo e tiro, Sbilenko. Già finito il primo tempo, noi siamo 2-1 1-0 per me, a te hanno annullato il gol per fuori gioco. Dai, subito al... Ma no, secondo tempo. Ma per un mezzo centimetro mi puoi dare soltanto quel gol, quel punticino, ma soltanto okay. Bernardeschi, non corrono i tuoi, non corrono, tira, mamma, grande, salvati. No! Quadrado ferma all'ultimo. No, sbaglia. Mai. Ma non ce la faremo mai. Ma dai, ma 1-1. Recupera. Ma vai avanti! No! Era fallo, ma c'è il vantaggio. Era fallo. No! Possesso recuperato. Ibrahimovic. Molto bene il pallone qui il Milan. No! Comori! Dai! Bonucci! Sfila 3-2. Ah, il fallo. Ale, fermato. Oh! No! Fallo! Vabbè, è buona! Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. Faccio la maledetta, eh. Ecco così. Schiaccio.
prova la conclusione. Oh, per un pelo. Mamma mia. Mamma mia. Era infortunato, non è riuscito a fermarti. Occhio piano di partenza. No! È contro! Mamma mia, parato! Comunque è angolo, è angolo. No, sbaglia! Occasione per Giroud. Interviene prima che sia troppo tardi. No! Occhio perché sbaglia! Pericoloso. No! No, è Morandini! No! Esce e recupera il pallone. Ma no, ma cosa fanno i miei? No! È fuori! Guarda, è fuori dalla porta! Per entrata! Grande Rebic! O Rebic! Non manco ho scambiato Romagnoli! Ah, fammi vedere se è entrata, secondo me era fuori! Non era facile in quelle condizioni! Perché ti fa il replay? Cos'è? Gol spettacolare? Eh sì! Non manco ho tolto Romagnoli, ho messo Rebic. Se non avevo messo Rebic, per me era finito. Allora riprendiamo centrocampo con la Juventus. Dunque, 1-1. Adesso. Ma cosa fa? Vi buttate per terra? È per darti fastidio. Oh, guarda. Oh! Oh! Faccio le finte! No! Fa le finte, ho sbagliato! No! Non devo, mamma mia! No! A fare le finte! No! Grande Rebic! Grande! Grande Rebic! Ma Rebic l'hai fatto entrare adesso? Sì. L'ho scambiato al posto di Romagnoli. Ma no, allora hai trassato, hai messo un attaccante in attacco. Questa non l'hai detto che non si poteva fare. Quindi. Se non dici le regole. Io devo giocare con un infortunato. Adesso lo cambio, eh. Quando hai tempo. Adesso lo cambio. Ah, mi stavo passando la palla da solo! Devo cambiare Chiellini. Che è infortunato. A chi metti? Metto Ken. Posso mettere un attaccante o devo mettere un difensore? Un difensore. No, metto anche un attaccante. No, un difensore. Metto De Ligt. De Ligt in attacco. Dai, entriamo. Ok? No, di nuovo Rebic. T'ho fatto paura. Ma no, 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 no. Un tiro a giro. Non l'ho fatto apposta, Un tiro a giro. Come si fa già il pallonetto a setta? Pallonetto mi sembra che L1 cerchio. Adesso lo provo. Dai, devo recuperare. Kulusevski, va da solo. C'è spazio sulla fascia. No! Ragazzi, no! 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 Sì! No! No! Cos'hai cambiato di nuovo? Non ancora. È rigore! È rigore! No, Dybala! Oh, Dybala! Mi fregare! Mi volevi! Volevi! Come hai fatto? Vabbè, c'era il puntatore, era facile. Vabbè, ma io lo... No, dai, adesso sono al città. No! Come si fa? No! No, ma come? No, ok. No! Vai! La palla con l'intervento duro, ma regolare. Vai! Cerca di buttarla per il compagno. De Ligt! Lui è un difensore, non ce ne faremo. No, di nuovo rigore. Non riesco ancora a parare un rigore. Non è rigore. Ma ci godo. No. Attenzione, forte nel contropiede. Voglio ancora partire una volta in contropiede. Ma cosa faranno i nostri eroi? Cosa faranno? Passa. Conte, non riesce. E perdono. Sì. Ricordate di lasciare un like al video, ci vediamo alla prossima puntata. E io ti dico il mio trucchetto. Quando tu hai fatto un gol, io qui in alto appariva, speravo che appariva un codicino che diceva L2 più R2
tenendo premuto X e rialvolgeva l'azione. Ah. E così il tuo gol non valeva e io BAM! Partivo in contropiede.